Vai. Saremo online, saremo in diretta, scopriamolo insieme. Allora, buongiorno, anzi buonasera a tutti dal Dojo della Valle. Oggi cerchiamo di andare in diretta sia sulla pagina Facebook sia su Instagram, in maniera da darvi accesso a più punti. Oggi che cosa facciamo? Oggi, dopo essere andati in diretta sul nostro gruppo interno e aver dato l'allenamento di oggi ai nostri iscritti e ai nostri frequentanti, vi portiamo un'altra piccola pillola dell'allenamento funzionale soft del dojo. Mercoledì vi abbiamo portato l'esercizio siedo-alzo, che è il nostro evergreen. Oggi vi portiamo un altro esercizio tipico dei nostri allenamenti, il pussa via. Dei nostri allenamenti è proprio caratteristica il fatto che nell'allenamento funzionale soft siano di facile accessibilità, la concentrazione sia su postura, controllo motorio e respiro, e che abbiano dei nomi un po' più accattivanti, un po' più simpatici, per cercare di vedere l'allenamento come quello che è un momento per voi, un momento di benessere. Oggi ci dedichiamo a questo esercizio, puoi svolgerlo semplicemente su un tappeto a casa, a terra. Io userò dei pesetti, però qualora se tu non li avessi va benissimo una bottiglietta piccola da mezzo litro. In questo caso ce ne serviranno due. Se vedi che la bottiglietta piena è troppo ingombrante, di difficile maneggevolezza per l'esercizio, riempi un bicchiere, la svuoti un po' e il gioco è fatto. Allora, andiamo a terra, come ci andiamo? La cosa che io dico sempre ai nostri dojini è andare a terra con calma. Quindi, mani su cosce, piego il ginocchio, lascio la coda indietro, vado giù con le mani, lentamente vado sulla punta dei piedi, in avanti, lentamente ginocchia a terra, mi sposto di lato, benissimo. Da qui appoggio ischiatico, quindi mantengo bene il sederotto in appoggio e srotolo la colonna indietro. Qui ci posso andare in più modalità, io consiglio sempre sgonfio pancia e petto e uso mani, gomiti e lombare a terra. Benissimo, in questo momento posiziona i tuoi pesetti o le tue bottigliette d'acqua ai lati del tuo corpo, metti bene lombare a terra, piedi appoggiati, piedi e ginocchia larghi come le anche. Da qui, una volta che il tuo busto e il tuo addome sono in posizione, schiena ben giù, prendi i tuoi pesetti oppure le tue bottigliette o borraccine, gomito a terra, a fianco del costato, braccio a 90 gradi. Il polso cerco di mantenerlo più dritto possibile. A chi fa difesa personale con noi dico sempre di mantenere il polso come se tirassimo un pugno al soffitto. Inspiro e carico, espiro, inspiro, espiro, di nuovo in. Se lo faccio a terra c'è di positivo che riesco a mantenere bene il lombare giù, quindi attivo l'addome, ne faccio ancora tre, in, out, ultimo, torno lentamente, appoggio, mi raccomando l'esercizio è terminato quando non solo ho finito la ripetizione ma ho terminato tutto l'esercizio, quindi mi sono rialzato. Mi rialzo, posso usare questa modalità, piede in appoggio, gamba posta sotto, piede, piedi larghi come le anche, srotolo la mia schiena, l'ultima che sale è la testa. Benissimo, oggi vi abbiamo guidato in questo mondo dell'allenamento funzionale soft con l'esercizio pussa via. Hai dei dubbi e delle perplessità? Scrivi o qui sotto o in direct, oppure il numero del dojo continua a essere attivo, 351-614-4823. Un bacione dal dojo e buon percorso di benessere!